Brembo presenta Gli ingegneri di Formula 1 dicono che quando un circuito è anonimo, asettico, dice poco, l'ibrido vale tanto. E sul circuito di Le Castellet l'ibrido vale addirittura 3 secondi al giro e soprattutto 24 km orari nel rettilineo più veloce. Quindi un tracciato da 5.840 metri. Partiamo subito con la nostra virtualizzazione, soprattutto il nostro giro, su un rettilineo che è molto corto qua di partenza, 580 metri. Si scarica la settima marcia, si superano i 300 km orari e poi abbiamo la prima variante, velocissima, sinistra-destra, si taglia sui cordoli, bisogna stare attenti a non mettere la macchina in sovrasterzo nel cambio di direzione perché la velocità è molto alta, oltre 230 km/h, quindi il pilota può perdere la linea di traiettoria e quindi buttare via completamente il giro. Abbiamo un altro rettilineo dove si scarica subito, sesta-settima, 305 km/h e poi grande frenata per entrare nella parte più tecnica e lenta di questo tracciato. Si scarica addirittura la seconda marcia e quindi si fa la prima piega a destra, un tornante a sinistra molto lungo che di fatto poi aiuta il pilota a fare una frenata a ruote dritte e impostare le due curve a destra che devono essere effettuate con grandissima precisione, soprattutto in qualifica con gomma morbida. Rimanere all'interno della traiettoria gommata è determinante. A questo punto si scarica il cambio, abbiamo una serie di curve dove il pilota ci sta giusto giusto, quindi una a destra, una a sinistra, sfruttando tutta l'ampiezza della sede stradale che rappresentano due curve chiave, perché poi si apre un rettilineo lunghissimo che ci porta nel primo tratto del vecchio rettilineo del Mistral. Si scarica l'ottava marcia, si arriva a 340 km/h, è il tratto più veloce di questo tracciato, poi si fa una grande frenata e si fa la prima piega a sinistra. Si prepara molto bene il cambio di direzione a destra, dove il pilota a quel punto deve cercare di mantenere la traiettoria ottimale tagliando sul cordolo interno, ma soprattutto prendendo le misure per il cordolo esterno, dove si apre di nuovo il gas cercando di anticipare di qualche metro la fase di accelerazione e poi si apre il secondo tratto del rettilineo del Mistral. Si scarica di nuovo la settima marcia, l'ottava, e a questo punto si arriva alla vecchia curva Signa, che oggi rappresenta il punto con la massima accelerazione laterale, 4,3 g di accelerazione laterale, dovrebbe essere fatta in pieno con l'effetto suolo senza grossi problemi e poi si allunga un altro tratto di circuito. Molto importante, staccata a ruote dritte, e a quel punto si entra nei curvoni più veloci dove bisogna lavorare molto di sterzo e soprattutto sfruttando al meglio il bilanciamento della monoposto tra l'asse anteriore e quello posteriore, e quindi con un carico aerodinamico che permette alla monoposto di rimanere bella stabile si affronta tutta la prima curva oltre i 180 gradi a destra, un breve allungo, poi frenata e un'altra impegnativa curva a sinistra con una leggerissima variazione altimetrica che destabilizza l'avantreno in fase di uscita curva. Il pilota scarica di nuovo quarta quinta per una piega destra che viene fatta completamente in pieno in traiettoria condotta pulita, poi staccata a ruote dritte per effettuare l'ultima curva a sinistra, molto lunga, non bisogna arrivare in ritardo di linea, ma soprattutto non bisogna arrivare con fretta per andare a chiudere sul punto di corda, perché è preparatoria per l'ultima curva che mette sul rettilineo principale a destra e bisogna uscire con motricità piena, quindi ruote dritte, vettura completamente in trazione per scaricare di nuovo tutto il cambio sul rettilineo principale. Il circuito di Paul Ricard, sede del Gran Premio di Francia, sottopone i freni a basso stress meccanico e termico. La frenata più severa precede curva 8. La velocità iniziale è di 319 km/h. Il pilota esercita una pressione sul pedale pari a 141 kg, sviluppando una potenza frenante di 2511 kW e percorrendo 116 metri in 2,1 secondi. La velocità finale è di 135 km/h, la decelerazione massima di 4,7 g.